ragazzi, qui Sal24R e oggi a sorpresa parliamo della Xbox One. Infatti non avevo comunicato nulla a riguardo, ma grazie a un mio amico che l'ha acquistato posso parlare più in dettaglio della console. Inoltre vi farò vedere anche un gameplay di Dead Rising 3, che è un gioco zombie veramente ben fatto, forse alcuni di voi lo conosceranno, a partire dall'interazione con gli oggetti e l'ambiente di gioco, ma di questo comunque ne parleremo più avanti. Ah, innanzitutto questa Xbox, come vedete, è composta da un bundle che include Forza Motorsport 5, ma comunque poi ci sono vari bundle che includono COD, FIFA, eccetera. Con la nuova Xbox, come ormai quasi tutti sanno, c'è l'interazione vocale con il Kinect, che ci permette di eseguire i comandi vocali, come ad esempio avviare un gioco, aprire applicazioni, eccetera. Questa comunque è una cosa veramente molto figa, che comunque non sempre però funziona. È molto figa perché magari sembra un po' futuristica, ecco, vedetelo in questo aspetto qui. Non funziona delle volte quando si sta giocando un gioco, perché comunque richiede uno sforzo maggiore al processore. Infatti una nota negativa è anche l'accensione e lo spegnimento, che richiedono molto tempo. Infatti di questo un po' non sono stato molto contento, ma comunque è pur sempre una console e non un computer, questo comunque è da sottolineare. Ma questo però comunque è compensato dal multitasking, che permette di fare più funzioni contemporaneamente, ad esempio giocare, mettere in pausa, andare su YouTube, andare su Skype, parlare con gli amici, chat di gioco, eccetera, e poi comunque riprendere il gioco istantaneamente, cosa che comunque nelle old gen non accadeva, non si poteva neanche immaginare, perché comunque la RAM di queste nuove console, sia di PlayStation 4 che Xbox One, è di 8 giga, cosa che nelle vecchie console non era. Poi per quanto riguarda il controller ci sono stati parecchi cambiamenti, sia per quanto riguarda i tasti che le levette sono state modificate, ad esempio il tasto start e back sono stati cambiati ed ora è presente anche la vibrazione delle levette, che non è molto fastidiosa a differenza di quanto si può pensare, ma non si sente molto, infatti è una leggera vibrazione che comunque rende più realistico il gioco. Poi insieme alla confezione è anche presente la cuffia per la chat di gioco, che si può attaccare direttamente al controller, come anche accadeva su 360. Poi per quanto riguarda i giochi che ho provato, io ho provato Dead Rising 3, Rise, che è un gioco non tanto conosciuto, diciamo, prodotto da quelli che hanno creato Crysis, quindi infatti il suo punto di forza comunque è la grafica. E poi ho visto Forza Motorsport 5, comunque non ho visto tanto, però vi posso dire che la grafica e la simulazione di guida è ben realizzata, infatti veramente tanti punti a Forza 5. Poi parlando della dashboard, è stata modificata e riadattata ai comandi vocali, infatti anche qui si può interagire con il sistema Kinect per aprire le varie applicazioni, accedere a contenuti multimediali, eccetera. Tra l'altro i comandi vocali poi sono anche disponibili nei giochi usciti al day one e quelli che usciranno in futuro. Comunque di questa cosa magari ne parleremo più avanti. Poi invece per quanto riguarda Dead Rising 3, è un gioco zombie esclusivo Xbox in stile un po' GTA, dove quasi tutti gli spazi interni sono esplorabili e le interazioni con gli oggetti sono davvero a centinaia, a migliaia, non lo so, sono davvero tante comunque. E poi c'è anche la costruzione di armi unendo più oggetti insieme, così generando armi dalla potenza devastante, tipo tirapugni al plutonio, insomma cose del genere. E comunque questa cosa era già presente anche su Dead Rising 2, e forse anche l'1, non ne sono sicuro, ma comunque è stata migliorata su Dead Rising 3. Comunque la vita non si può rigenerare, ma va riacquisita mangiando, bevendo alimenti, e ottenendo invece collezionabili si può potenziare la vita ed altre abilità, facendo comunque più danni agli zombie, potenziando forse anche le pistole, questo non ne sono sicuro però. E comunque se vi interessano altri gameplay di questo gioco, comunque altri commenti in questo stile, oppure anche live volendo, ora non lo so, chiedetemi comunque sempre nei commenti. E quindi niente ragazzi, se questo video vi è piaciuto vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace per il lavoro che ha richiesto ed iscrivervi al canale per altri video. Bella!